Allora, io sono Rubino Francesco Paolo, nato a Matera il 2-1-37. Il 50 De Gasperi è venuto giù ai Sassi di Matera. È venuto in casa mia. Ha visto che scendeva l'acqua da vicino al muro perché l'umidità. E allora ha detto a mio padre, come vi chiamate? Dice Rubino Angelo Raffaele. La prima casa che si farà sarà tua. Noi il 14 maggio del 53 siamo venuti qua e poi il 17 maggio venne qui De Gasperi e il primo a essere chiamato sul palco fu mio padre. Dice Rubino, presente, disse mio padre. Dice, e salì sul palco, gli stese la mano e gli disse Rubino, ho mantenuto le mie promesse. Disse mio padre, disse eccellente, siete stato veramente un galantuomo. Arrivato qua, non c'era nemmeno la luce, non c'era ancora l'acqua pure. E insomma, a volte le strade erano tutte imbrecciate, non asfaltate, tutte imbrecciate. Insomma, ti voglio dire che per una quindicina di giorni siamo stati con il lume fino a quando hanno fatto l'allacciamento, questo e quest'altro. E ti voglio dire che la differenza da Matera qua non era tanto, perché giù ai Sassi di Matera che cosa c'era? Non c'era niente. Allora, io sono qui alla Martella dal 2000. E mi sono trasferita qui in questo borgo per scelta, per dare ai miei figli la possibilità di vivere in un posto piccolo, in un posto dove c'è verde, in un posto tranquillo dove si possono ancora ascoltare i suoni della natura, dove si possono sentire gli odori della natura. C'erano tanti bambini, tanti giovani, i miei figli hanno vissuto all'aperto. Ma oltre ai figli era anche una scelta di vita per me, perché volevo vivere in una condizione familiare dove si vivesse la familiarità, perché vengo da un paese piccolo probabilmente e nei rioni delle città dove ci sono anche della nostra città, che comunque è una piccola città, dove ci sono paesi, dove ci sono palazzi, dove ci sono condomini, la familiarità si è un po' persa. Invece in questo borgo è ancora presente. Incontro la nonna, incontro la mamma, incontro il bambino, mi fermo a parlare, mi conoscono tutti e non mi sento niente, non mi sento una qualunque, mi sento una persona che riconosciuta nel posto in cui vive. Tant'è che dico che mi sento più martellese ultimamente che grassanese, io sono di Grassano. E questa è la cosa splendida di questo posto, soprattutto il poter vivere a contatto con gli altri, poter vivere la tranquillità e la familiarità.